Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Oggi andremo a provare dei nuovi burri sempre in casa AS Food. Avete come sempre il mio codice sconto che è Giulia010 e sto parlando di due burri d'arachidi aromatizzati. Infatti, il primo che andremo a provare sarà cocco, perché a mio avviso almeno è più particolare. Poi non ho mai provato un burro d'arachidi aromatizzato al cocco. Di solito cacao, che poi dopo andremo a provare, cacao, cioccolato, un po' su questa scia qui, io già li ho provati e di solito mi sono sempre piaciuti. Invece questa volta iniziamo proprio da cocco. È un bel barattolino da 400 grammi. Devo dire che per quanto riguarda il prezzo, hanno veramente un prezzo super super stracciato, considerando comunque che stiamo parlando sempre di un burro d'arachidi aromatizzato al cocco, 400 grammi, 5,99 euro, è super super fattibile. Infatti forse anche per questo motivo mi state chiedendo tutti la recensione. Comunque sto parlando del marchio Super Butter, eccolo qua. A parte raga, vabbè, il colore dell'etichetta, cioè, ma ne vogliamo parlare? Eccolo qua. Ovviamente, come sempre, vi dico un attimo i valori: per 100 grammi 652 calorie. Mi prende il naso, raga, con cronoma numero. Allora, 652 calorie, 53 grammi di grassi, carboidrati 14, di cui zuccheri 5, fibre 11 e proteine 25. Si sente il cocco? Si presenta così, oh. Una consistenza, forse anche il cocco, il burro d'arachidi, abbastanza strana, guardate. Questa sopra sarà tipo patina, però è impossibile, cioè, girarlo. Cioè, alquanto è impossibile proprio. Quindi, raga, vabbè, assaggiamo. Allora, al tatto mi sembra quella consistenza un po' granulosa, però dopo un po' si scioglie completamente e si sentono proprio questi pezzettini di cocco. Infatti, perciò ha questa consistenza così, oh. Una raga super particolare. Quando voi avete mai fatto il burro d'arachidi in casa, e ovviamente quando lo fate in casa non è che vi viene proprio vellutato, e quindi viene quella consistenza un po' più densa. Ecco, raga, ha praticamente la stessa consistenza. Io prima all'inizio del canale lo facevo io, però pensate, il burro d'arachidi fatto da voi in casa, però con l'aggiunta di cocco, ma veramente buono. Questo tipo con un po' di marmellata sopra è particolare. Buono, si sente il cocco, però ovviamente il burro d'arachidi prevale, assolutamente. Però questa cosa che si sente, questi granellini in bocca, che non è proprio quel burro d'arachidi vellutato, però non mi dispiace perché si sente il cocco. E quindi è promosso. No, è veramente buono, raga. Buono. Mi piace, promosso. Comunque, veramente. Guardate, raga, è veramente buono. Per me questo dovete provarlo. Se siete un amante come me dei burri, quindi amate il burro d'arachidi, ma amate anche il cocco, questa è la giusta combo. Ma è proprio buono, perché poi in bocca vi rimane proprio quei pezzettini, tipo come se fossero delle scaglie, però tritate talmente tanto, sottili, sottili, sottili. No, ma veramente buono, raga. Promossissimo, questo dovete prenderlo. Buono, veramente buono. Qui invece è la versione cacao, eccola qui, ve la faccio vedere. Questo secondo me sarà un po' più vellutato, però vedremo. Per 100 grammi 608 calorie, 49 grammi di grassi, carboidrati 9, di cui zuccheri 5,4, fibre 8,3 e proteine 29. Quindi andiamo a vedere. Vediamo, aspettate, raga. Potevo mettermi i cucchiaini più lontani, Giulia, questa volta. È così. Anche se ha questa consistenza un po' granulosa. Ok, assaggiamo. No.
No. No. Allora, vi dico no perché ovviamente è cacao, quindi c'è da aspettarsi un gusto non tanto dolce, ma comunque un gusto un po' più amaro, perché comunque stiamo parlando di cacao. Però ragazzi, sinceramente, proprio lo sapete che io le mie recensioni sono sempre sincere e quindi vi dico un po' io cosa penso, ma anche in base anche alla mia esperienza. Cioè, io vi dico che veramente ho un mobile strapieno di creme. Ovviamente quelle che nelle vecchie recensioni mi sono piaciute, queste che ho fatto la recensione in questa settimana della crema che mi sono piaciute. Quando trovo un burro, una crema che dico Madonna mia, e mo per sfinirlo, per smaltirlo, perché veramente sono tante creme, quindi ho davvero tante creme. Quindi io vi dico, secondo me quella che ne vale davvero la pena, che io se mi dovessi trovare questi due burri d'arachidi davanti, io sceglierei ad occhi chiusi cocco ma non cacao. E infatti devo vedere come utilizzarlo, ma non perché non sia buono, proprio perché già so che quando una cosa non la preferisco, poi non è che la mattina ci faccio colazione con piacere, ecco. Quindi secondo me, i soldi ben spesi sono per cocco, perché cocco è quel gusto particolare, quella nuova esperienza che secondo me va vissuta. Se come me siete amanti delle creme, dei burri, allora fiondatevi, perché andrete sul sicuro. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!